Bondi, in realtà, Bondi mica tanto perché comunque è notte. Comunque, siccome fare palestra al giorno d'oggi con il Covid non è troppo semplice, siccome bisogna igienizzare tutte le volte i macchinari, dopo stare a distanza, ho deciso di fare la mia palestra. Sì! Vi faccio vedere, andiamo! Sono veramente in mezzo al nulla. Adesso torniamo al campo base. È una faticata incredibile. Oddio. Ok, partiamo col fare il bilanciere. Io lo farei qua perché la distanza mi aggrada. L'acqua e ovviamente la nostra amica calce. Ah. Ok, dopo averlo infilato qua dentro lo lasciamo seccare. Domani, dopodomani ritorno, sperando non si sia ribaltato, se no mi rovina tutto. Ah. E niente, ci vediamo domani mattina. Buondì, sto tornando dopo qualche giorno per vedere come è messo l'altra mia metà del bilanciere e finire l'altra metà. Sono andato a prendere dell'altra acqua e questa volta ci ho messo un coperchio, così almeno evito di perdere la metà per strada. Ah. Allora, fortunatamente è rimasto in piedi. Non ci avrei dato sicurezza al 100%. Ora c'è un altro grosso problema, è riuscire a togliere il bidoncino da lì. E ora? Ma non è 25 kg, molto di più. C'è un piccolo problema, secondo me è molto più di 25 kg. Oh. Madonna. Non riesco a toglierlo. No, mi dispiace, mi sa che devo tornarci, qualcosa per tagliare il bidoncino, cioè non vuole sapere di staccarsi. Niente, tornerò un'altra volta. Però per evitare tutte quelle file e quelle rotture di scatole ne varrà la pena. Non lo so, non credo. Almeno non dovrò pagare l'abbonamento, però mancherà sempre quella cosa importante nelle palestre. Ma fiducia nel personal trainer. Ottimo, sono tornato con i rinforzi. È comunque molto difficile. Il problema adesso è uno. Questo è il mio secchiello che dovrei riutilizzare. Ma ogni problema c'è una soluzione, dicevano. E per me questa è la soluzione. L'ho riparato alla bene meglio, cercando di... non so se funziona, potrebbe essere un'idea intelligente o un'idea stupida. L'ho cercato di mettere il più perpendicolare possibile, anche se secondo me viene pesantissimo. Meglio. Ok, siccome sta venendo nuvole, secondo me inizia a piovere, dovrò trovare... ho sbagliato strada. La strada di casa. Ho raccolto tutta l'immondizia e adesso tornerò quando poi il cemento sarà asciutto. Oh, finalmente ci siamo, adesso andiamo a vedere come è diventato il nostro bilanciere. Fortunatamente si è seccato dritto. Fortunatamente non ha perso. Allora, sembra venuto anche bene. È pesantissimo.
Adesso troverò anche il modo di pesarlo. Non vorrei sbagliarmi e dire cavolate sull'ottantina di chili. Ma la palestra non è fatta solo di un bilanciere. Nella mia scheda io ho bisogno di un'asta per le trazioni. Quei due lì mi sembrano perfetti, quindi io pulirei un attimo questa zona qua. E questa sarà la zona frazioni. Questo era marcio. Beh. Ok, qua sta venendo pulito. Mi sto beccando delle frustate di more pazzesche. Via. Uno dei due alberi in cui avrei dovuto appoggiare la sbarra è marcio. Quindi sono senza un albero. Oppure ho trovato questo tronco qua che mi sembra abbastanza solido, quindi adesso gli do una pulitina. Ora dal mio magico zaino tirerò fuori il martello e i chiodi che mi ero portato da casa. Ora ho intenzione di fare delle parallele, mi appoggerò a quell'albero e a questi due qua. Davide, c'è da mettersi a dieta. Poi vabbè, per gli addominali basta sdraiarsi per terra. E comunque il vantaggio di allenarsi in un bosco, a parte impigliarsi sempre nei rovi, è avere la merenda gratis. E niente ragazzi, io la palestra l'ho finita e ci vedremo per testarla, per provare la mia scheda qui in palestra. Anche perché senti tuoni e sta per venire a piovere. Quindi devo trovare la strada di casa, perché come sempre non la trovo mai al primo colpo.